Ricostruire il rapporto corretto tra l'amministrazione finanziaria e i cittadini. Troppo spesso i cittadini vengono vessati da Equitalia, che applica agi e interessi a livello di usura rispetto ad un originario debito fiscale. Troppo spesso ai cittadini non è consentito di discutere e transare l'eventuale debito, come invece è consentito ai grandi evasori, quelli che devono pagare decine e decine di milioni allo Stato che se la cavano con poche lire. Troppo spesso l'attività di Equitalia finisce per pignorare i beni e le proprietà dei cittadini e dei contribuenti come se fossero dei delinquenti comuni, senza capire quali sono le necessità e le opportunità che una crisi finanziaria deve poter necessariamente offrire agli operatori economici del nostro paese. Oggi un flash mob davanti a Palazzo Moroni. Sì, un flash mob per significare la necessità di rivedere il rapporto con l'amministrazione finanziaria. Equitalia in prima battuta perché ha il mandato per conto dello Stato di nascondere le responsabilità dello Stato e di fungere da front office nei confronti dei contribuenti. Noi vogliamo che sia chiaro il rapporto dell'amministrazione dello Stato. Noi non possiamo accettare che i cittadini vengano vessati, che le imprese siano costrette a chiudere per il carico di imposte, di agi e di soprattasse da parte di Equitalia, quando invece, per esempio, gli speculatori del gioco legale o illegale se la cavano pagando il 5% di quanto sarebbe dovuto, probabilmente perché hanno degli amici potenti all'interno del governo.